Il progetto abbraccia tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'ente morale di San Vittore Olona nella realizzazione di un messaggio importante, che è quello non solo di non dimenticare quello che è accaduto in passato, ma anche di propagare come delle onde un messaggio di accoglienza che abbracci e accolga in un'ottica di inclusione. Siamo andati in piazza Cerro Maggiore e abbiamo appeso delle sagome di ebrei che rappresentavano gli ebrei nei campi di concentramento, e mentre lo facevamo abbiamo sentito la musica, che questa musica ti faceva emozionare perché sentivi un po' di tristezza e gioia perché è finita questa guerra, in poche parole. Liliana Segre dice che coltivare la memoria è un vaccino contro l'indifferenza. Contro l'indifferenza, infatti, diamo luce alla solidarietà. Le lanterne verdi, noi usiamo le lanterne verdi come simbolo di accoglienza. Infatti in Polonia ci sono molti immigrati e perciò le famiglie, anche povere, mettono fuori queste lanterne verdi di sera e di notte come simbolo di accoglienza per questi immigrati. In Polonia, a causa di una nuova legge, non si possono accogliere i migranti. Quindi alcuni cittadini, per opporsi a questa legge, mettono delle lanterne verdi fuori dalle loro case su invito dei loro vescovi per far vedere ai migranti che quella luce verde è un segno di accoglienza e che li saranno accolti.